Ciao, sono Chicco di B00 e in questo episodio di Diciamo in 2 minuti continuerò a spiegarvi che cosa sono i costrutti condizionali. Nello scorso episodio ho parlato dell'if, in questo invece andrò a parlare dello switch, che è un costrutto che funziona in modo molto simile a quest'ultimo, solamente che ha una sintassi diversa, che è switch, fra parentesi la variabile, case primo caso, alcune istruzioni, break, case secondo caso, altre istruzioni, break, default, altre istruzioni ancora. Assumiamo per esempio di avere una variabile contenente il giorno corrente della settimana. Dobbiamo scegliere se un giorno lavorativo o un giorno festivo. Per fare ciò ci sono diversi modi. Per iniziare possiamo fare in modo che ogni singolo giorno stampi o giorno festivo o giorno lavorativo, ma ciò è uno spreco di istruzioni in quanto chiediamo a Java di controllare ogni singola condizione. Alla fine di ogni blocco di istruzioni aggiungiamo un break, per dire che le istruzioni che deve eseguire in quel caso sono finite. Comunque, possiamo ottimizzare eliminando tutti i system outprint e le n i break, tranne nel giorno 5 e nel giorno 7, ma è ancora troppo dispendioso in quanto controlla comunque ogni condizione. Perciò, possiamo ottimizzare ulteriormente eliminando tutti i giorni dall'1 al 5 e aggiungendo alla fine default system outprint e le n giorno lavorativo. In questo modo stiamo facendo controllare a Java solamente due condizioni al posto di 7, in quanto il default fa la stessa funzione dell'else. Quindi mettendo queste istruzioni in uno schema otterremo che ogni case due punti equivale ad un if o un else if, mentre il default agisce come un else. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace, in ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.